Adesso, vabbè, fra 22, 23, 24 dice che differenza c'è. In realtà c'è una differenza importante, appunto, che su un tetto in particolare di un'abitazione, spazio ce n'è relativamente poco rispetto a dei fabbisogni che sono in crescita. Se pensiamo a qualche tempo fa, un impianto a 3 kW veniva visto già forse troppo grande rispetto a quello che era il fabbisogno di una famiglia. Se oggi invece si pensa che in casa si sta spostando molto di quello che è la parte termica, quindi riscaldamento, eccetera, su sistemi di pompe di calore, la parte veicoli, in tante famiglie stanno cominciando a pensare all'auto plug-in o addirittura interamente elettrica. I fabbisogni sono cresciuti tantissimo e su quel tetto lì che rimane sempre uguale lo spazio è sempre più critico. Quindi avere un pannello che ha un'efficienza maggiore vuol dire riuscire a mettere impianti più grandi a parità di spazio. E questo è apprezzato. Io sono 15 anni che installo impianti fotovoltaici. Ho già clienti che mi chiedono di cambiare i moduli fotovoltaici installati 10-12 anni fa perché ci sono garanzie diverse, perché ci sono efficienze diverse. Per quanto riguarda invece il cliente che acquista un modulo SunPower, questo tipo di pensiero non ce l'avrà più. Secondo me è una qualità di pensiero o di vita totalmente differente. L'efficienza poi si traduce in questo, cioè nell'avere un prodotto performante nella vita dell'impianto e a far sì che ci sia una perdita che sia probabilmente la più bassa del mercato, quindi avere sempre kilowattora, diciamo, stabili per tutta la vita dell'impianto. Si traduce in guadagno, quindi beneficio economico, in sicurezza anche, perché il fatto di avere un prodotto che mi permetta di produrre energia in maniera costante fa sì che mi possa mettere diciamo, al riparo da tutte le cose che possono avvenire, quindi aumenti della materia prima, il costo si alza, il costo si abbatte. Quindi questa incertezza non avviene sicuramente lato pannello, lato SunPower, perché abbiamo un prodotto che fa sì che nella vita ci sia una prestazione comunque molto alta. Ha una durata in termini di utilizzabilità decisamente molto in linea con quello che può essere l'aspettativa di una famiglia che si costruisce la villetta e la pensa per crescere i propri figli e chissà poi anche per lasciarla. E, cioè, 40 anni sono un lungo periodo.